a quota 1300 metri per poi scendere con le fiaccole fino ad Aielli. Siamo pronti per andare, vediamo, là c'è un gruppo che ci sta aspettando. Angela, vedete? Dante, ma almeno parla. Siete pronti? Tanto. Noi siamo pronti, sempre pronti, sempre pronti. Com'è la temperatura? Abbastanza gradevole. Sta per nevicare? Comunque, abbastanza gradevole. Meglio sì. Scaldava la temperatura. Nadia, sei pronta? Dante, pronti. Alessa! Ok. Andiamo, andiamo. Tutti? Allora, qua abbiamo Valeria, il comitato Loredano, già abbiamo il fiatone. E come si prospetta, Valeria? Cosa? Parla in dialetto, sì. La fiaccolata com'è? Pienissima quest'anno. Ma la temperatura com'è, Loreda? 0 gradi, preciso. 0 gradi, si vedono pure qualche fiocco. La gente arriva. Si prospetta, quante persone si prevede? Perché capito, quest'anno c'è un po'... Qualche centinaio. Lo saluta pure all'estero, tu c'hai parenti. Ciao, Lucia, ciao. Ah, Luciana sta sempre collegata, quindi... Ma questa va in diretta? Sì. Allora... Lo saluta qualcuno in Canada. Beh, in Canada c'è Lucia, c'è Sergio e... Vabbè, tutti canadesi. Gabriele, il pizzaiolo, Massimo. Signorina, saluta. Com'è quest'anno? Don Antonello, tutti. Come state? Male. Siete pronti? Male, no. È freddo? No. Ah, già, beh, stiamo salendo. Niente, siamo arrivati alla pineta e già è dura. Allora... Siamo ai piedi del Monte San Pietro. È sempre più dura. E la situazione è stabile. Le forze ci sono, mancano un... Però si avvicina la tormenta, se inquadri lì. Un paio di chilometri e se si vede la neve sta fioccando. Scenderemo sicuramente con la neve. Sì. C'è un giovane, un ragazzino che stanno salendo. Non sappiamo chi sono, però non so se si vogliono far riprendere. Scusate, dove andate? È Alessandro, l'ingegnere. Allora, sì. Come si va? Ah sì? Sì, allora, dove sei mai lì? La chiesetta. La chiesetta. Questa è la fiaccolata. Sta fioccando? Sì, arriva neve. Come si chiama sto bambino? Stefano. Vabbè, tanto stai coperto, si può far vedere, tanto non ti riconoscono. E mo andiamo su e sta fioccando, speriamo. E poi torniamo giù. E ritorniamo giù come ogni anno. Abbiamo incontrato anche dei cavalli, Fabrizio. Poi, ciao. Ecco Simone. Oddio. Si stava ficcando sotto. Ok. Oggi, come possiamo vedere, è una bella giornata soleggiata sulla pianura del Fucino. Sembra agosto. Ci sta una bella foschia. Molto caldo. Stiamo ancora salendo, ci mancano diversi tornanti. Mancherà un chilometro. Tagliando sono 100 metri. 100 metri però ripidi. Sento la strada. No. Conviene 10 minuti in metri. In metri? 250. Ammazza, siamo quasi arrivati. Ma sta fioccando? Ruvelizza. Il fiatone c'è? Abbastanza. Ci vediamo fra poco alla chiesetta. Vicino all'alpino. Generale, come si chiama? Generale Marcio. Come si chiama? Come? Cantore. Generale Cantore. Fatto dal cavaliere La Bonalma di Adriano, il cavaliere. Sì. Ok. Siamo qua ai piedi del generale Cantore. Sì, siamo scaldati. Ad Adriano negli anni 80. Non guardiamo subito. Intanto facciamo vedere il panorama. Adriano sta arrivando al tragedio. Opera d'arte. Una data? 30 marzo.
vista. Guarda l'intera piana adesso. Guarda, piano. I ragazzi a cavallo si stanno riprendendo. Allora, come va, ragazzi? Che bestia da bere? Ma voi state a cavallo? Aspettiamo la vinita. Ah, se gli altri sono ride, come è? È fritto, ma te la copri. Te la copri bene. Organizzatore, Domenico sei l'organizzatore, no? Con Mario, pure Mario l'organizzatore. Sì. E come sta andando? Oh, oddio, il tempo permettente, però tu lo sai che noi non abbiamo paura di nulla, lo facciamo sempre. Qua adesso quanti gradi ci abbiamo? Qua sicuro stiamo a meno 3, meno 4. Sta fioccando, beh? Sì, sì. Dove? In Canada. Chi? Saluta in generale, saluto. Famiglia Nucci, Renzo. Deve quel, sicuramente c'hanno internet. Sì, sì. Devo guardare sto video. Come no? Puoi salutare dal Monte San Pietro. Dal Monte San Pietro un saluto da Domenico Petrani. Sempre uno dei migliori a organizzare la fiaccolata di Natale, Capodanno. Sì, a tutti i paesani. Aldo, il mister Giannini. Mister, come va la fiaccolata? Organizzazione. Va bene. Figlio del mister, vediamo che altro ci sta. Speriamo che la luce c'è. Filippo, guarda Filippo, si è messo al calduccio. Fili, ti sei messo all'angolino? Che dici? Ecco, gli angoletti devi dire, purtroppo questo ci tocca. Il freddo, fa freddo. Queste mascalla qua, non la chiesa. Fa vedere la chiesa. Qua la fiaccolata, come va? Ci sta la gente? Per adesso siamo in pochi. È un numero quasi accettabile. Mo arrivano, dai, sotto ci sta un bei gruppi. Speriamo che un'altra decina sarà. Ci stanno bei gruppi sotto, stanno a salire. Che c'è? È gentile, salve. No, buona, grazie. Salute. 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 Ma è freddo? Freddo? No, da mai. Non è da una coccia. Ma si può caricare? Fitto! Può caricare per questi particolari? Ho visto la locandina lì che parla di 7 euro. Anche a partecipare. E chi c'è qui? Non ho pagato. Ciao Paolo. Fatta la nuda. Francesco, tutto ok? Tutto ok. Tu hai un sacco di parenti. Un saluto a tutti i parenti. E risci subito, dai. Sono là finito. Valeria è arrivata con la grappa in mano. Sì, sono dei ragazzi a fare le foto. Vengono? Chi fa la panoramica? Chi fa fotosfera? Chi c'è, Cristian? Lui proprio le telecamere, nessun problema. Nessuno, vai, nessuno. Fa. Ma la grappa della vera, rispondi in italiano, in dialetto, in inglese. Pure in inglese, poi saluta qualcuno all'estero. Poi ci mette sottotitoli in inglese. C'è anche un ottimo decano. Francesco. Allora, quante fiaccolate hai fatto fino a qui? Guarda, questa è la 30ª edizione, io non lo so, penso che almeno una ventina avrò partecipato, adesso tutte non le ricordo. Quindi sei fra i top player della... O meglio, mi dica lei, è giusto che questa è la 30ª, mi sto sbagliando. Dobbiamo chiedere a Domenico. Domenico, quante fiaccolate so? Quante fiaccolate so? La 30ª edizione? La 30ª, vedi, avevo detto bene. Sono un alpino. Sono 30 anni. Nonostante non sono un alpino, però. Sì, ma... Allora,
Diabolic è arrivato. Alfredo, Alfredo, ci sei? Ci sto. Come è andata la salita? Bene, è venuto a posto. E si prospetta una discesa freddolina. Zone, difficile riconoscere perché riconosci? Sì, vuoi mandare qualche saluto in Canada? C'hai i parenti? Vabbè, tutti gli amici, saluto a tutti gli amici in Canada, tutti, facciamo un giro. Guarda chi sta, ci sta Gianni, lo conoscete? Don Antonello, un'intervista a Don Antonello. Dante, no, io non rilascio. Ciao. Sì, perché è importante, il parroco del paese è importante. Sei volgare. Scusa, come... c'è Francesca. No, a dove vai? Com'è andata la salita? Bene, faticosa ma bene. È la prima volta la fai? No, anche l'anno scorso. Ah, anche l'anno scorso. Ottimo. Solo che oggi è più freddo. Bella? Bella l'esperienza, vero? Sì. Il comitato Festa Sant'Antonio, come procede l'organizzazione? Bene? Organizzazione a tutti i livelli. Che vuoi dare? Un'anteprima di che ci sarà la festa? No, tutto top secret. Top secret. Siamo con Benedetto. Ciao Benedetto, come stai? Come stai? Sto bene, sto. Raccolata? Sto pure meglio. Ma tu fai interviste volanti. Devo fare al volo perché la gente no dice no, non mi riprendere. Allora no. Aspetta, mi metto qui. No, lo puoi riprendere. Prendi pure il comandante qua. Quando fiaccolata hai fatto? Ma c'hai un argomento da affrontare o è un tema libero? Fiaccolata. Quante fiaccolate hai fatto? Confezionale. Ma che sei tornato apposta per stavi qua o sei tornato dal Belgio apposta? No, io me ne ero vado. Alla fine. Quando? Febbraio. A fine febbraio. Manca la lira di Dio. Quindi se fai Natale, Capodanno, la Befana. Sant'Antonio. Tutto? Sant'Antonio. Carnevale. Questo è il momento in cui si assegnano le fiaccole. La distribuzione delle fiaccole. Vediamo, è un momento molto solenne. Vediamo il rito. Facciamo l'intervista. Allora, cosa dici? Cosa dici di questa fiaccolata? È una giornata molto fredda, ma per fortuna anche alta quota troviamo sempre un bancone. Bancone. In questo caso non è un altare, ma questa è una chiesetta. È un bancone, trovare un bancone. Un bancone. Ma ti sei scaldato? Che cappello porti? Questo è un cappello di è un buco. Uno scozzese me lo regalò bufalo. Anni fa. È un bufalo. È un bufalo. È qualche cosa che non capisco. Aspetta che mi chiamano. Perché purtroppo non è con noi. Ah, ok. E anche Domenico Camposanto perché neanche lui è con noi. Ma pure all'estero vuoi salutare qualcuno? Buttiglione. Anthony Buttiglione. Ecco, sta in casa. Anthony Buttiglione. Che la moglie è incinta, quindi tanti auguri. Ah, ok. Ciao. Vai, momento dell'accensione. Allora, il momento dell'accensione della fiacca come avveniva prima anticamente. Ma si riesce con la candela? Si accende con la candela della chiesa. Ma si accende? Certo, ci vuole tempo, ma... Ok, perfetto. Vuole la mezz'oretta, però... Allora, stiamo scendendo. Guardiamo se si vedono... Vi facciamo vedere cosa si vede. Si vede ben poco, comunque l'idea c'è. Questa è la fiaccolata di Aielli, questo è Marco, e dietro ci sono altre persone che stanno scendendo. Marco, come stiamo andando? Siamo quasi giunti alla fine della a metà siamo. A metà. Siamo a metà. Ah, allora per il senso dell'orientamento per il treno. Siamo a metà, ancora mancano un paio di chilometri all'arrivo. Sì. Allora facciamo vedere la fiaccola da sopra come si svolge. Qua dicono fermi. Lì c'è la testa della fiaccolata. Sì? Sì, dicono aspettate. Aspetta Marco, staccati un po', vai. Dicono di staccarsi perché almeno
da sotto lo spettacolo si vede le fiaccole distaccate un po', 10 metri. Va bene, comunque la riuscita è perfetta, sta riuscendo bene. Come va la fiaccolata? Bello, freddo, freddo. È freddo? Qualcuno non si ferma, non rispetta le distanze, però sta andando tutto bene. Sì. Tranquillo. Che sta la gente, quanti siamo? L'anno scorso. Una ottantina. Penso di sì. Ottantina. Bellissima manifestazione. Come al solito. Sotto che ci sarà qualcosa oppure... Tè caldo. Il tè caldo. Va bene, va bene, va bene. Niente volendo, la crisi ci colpisce in pieno. Colpisce in pieno Aielli, la crisi, la polenta costa. Ripetutamente. Ma sì. Proprio le pecore, sono le pecore. Il faretto che illumina Loredana, che strilla giù per far rispettare la distanza. Valeria. E non possiamo fermarci qua, ok. Ciao. Ciao, guardiamo bene sta ragazza, ultima inquadratura, ok, arriva, mi pare, Nadia, Angela, Paola, Rocco, giusto? Emanuela o Eleonora? Emanuela, Emanuela, della libertà, la vita. Massimo. Beh. L'ultima inquadratura, L'ultima, proprio all'ultima. L'ultima, cioè l'ultima. Siamo arrivati alla pinta. Stiamo scendendo giù. Sì. Circa 300 persone partecipanti. Il fotografo ufficiale Marco per fare le foto. Manuela, guardate Manuela, Manuela Maria P. Thank you.